in campo pensando al Cesena. Così la squadra di Sinisa Mihajlovic prepara in una seduta tattica preceduta da un allenamento sulla rapidità con esercizi specifici e conclusa da una partitella la delicata trasferta domenicale. Un allenamento seguito da vicino da Andrea Della Valle, che ha voluto essere così a bordo campo insieme allo staff tecnico per seguire la squadra dopo aver incontrato la primavera vincitrice della Team Cup per portare le congratulazioni della proprietà per il trofeo conquistato sul prato dell'Olimpico. Mihajlovic intanto, assieme al suo vice Marcolin, prepara la fase tattica sulle indicazioni avute in questi giorni, anche se nelle due settimane precedenti sono stati molti nazionali assenti per gli impegni con le proprie rappresentative. In trasferta la squadra viola nelle ultime 4 gare ha messo a segno un totale di 8 punti con 2 vittorie e 2 pareggi. L'unico precedente invece tra i due tecnici, Mihajlovic e Ficcadè, è quello dell'andata con il successo viola per 1-0. Termine dell'allenamento, questo il report del medico sociale Paolo Manetti. Aggiornamento settimanale, una settimana importante, ha visto il rientro sia di Kroldrup dopo la distorsione del 10 febbraio al ginocchio, già nelle ultime due settimane è appieno rientrato a ritmo completo, quindi rientra tra i convocabili, e soprattutto di Frey, a nemmeno 5 mesi dalla ricostruzione del legamento crociato, è disponibile, probabilmente farà una gara con la primavera, è disponibile per l'agonismo. Così il professor Cerulli ha valutato sia il tono muscolare che la stabilità del ginocchio pronti per l'attività agonistica completa. Altro aggiornamento su Jovetic, è presso la Helsingin Park Clinic di Augsburg, la stessa dove è stato operato e ha svolto i primi 4 mesi di riabilitazione, sta procedendo tutto nella norma. Il prossimo obiettivo è il recupero completo della forza. Capisco l'apprensione, l'ansia, la voglia di vederlo presto sul campo, ma dobbiamo rispettare i tempi dettati dallo specialista e su questo sta lavorando. Rimarrà ancora la prossima settimana in funzione delle valutazioni cliniche che mirano a misurare il recupero della forza. Ancora non è completo, ma sta andando tutto bene perché il ginocchio è stabile e la guarigione procede secondo il protocollo.